Amici, bentornati su questo canale. Oggi è un video molto particolare perché parliamo di configurazione di una workstation, di un PC per l'editing. Cosa c'è da sapere sui componenti, i prezzi, quello che è meglio fare, quello che è meglio non fare. Insomma, tutto sulla parte hardware del nostro lavoro. E per fare questo, tenendo a bada per un attimo il mio proverbiale egocentrismo, oggi abbiamo un esperto che è il mio assemblatore. Io metto in descrizione la pagina, diciamo, della sua azienda. Loro sono a Napoli, ovviamente spediscono anche in tutta Italia. Io trovo veramente che sia un esperto con il quale mi sono trovato molto 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 bene, oltre a essere una persona molto simpatica. Lui è Salvatore, lascio a lui la parola e poi ci salutiamo dopo. Vai Salvatore! Ciao, buonasera, sono Salvatore, sono il tecnico che ha assemblato il computer a Mauro. Diciamo che tra le cose più importanti da valutare c'è sicuramente il processore. Più core ci sono in un processore, più una frequenza è alta, migliore risulterà come macchina. Non è da sottovalutare, diciamo, la quantità di RAM, ma c'è anche bisogno di un'ottima scheda madre in modo da poter aggiungere in un futuro eventuali componenti. Per quanto riguarda la scheda video, in questo caso ci sono delle scelte particolari da fare, specialmente per quanto riguarda l'editing 3D. In questo caso qua noi consigliamo fortemente le Quadro, che sono schede video prettamente per il montaggio video e per il rendering degli effetti 3D. Diciamo che la lotta tra PC e Mac è sempre stata ardua nel corso degli anni. Oggi non esiste più la differenza tra PC e Mac, semplicemente perché sia nel mondo Mac si è cercato di colmare il gap che c'era con il PC, e lo stesso il PC verso il Mac. L'unica forte differenza, diciamo, è molto a livello economico e anche a livello di espansione. Un PC permette un'espansione molto superiore rispetto ad un Mac a costi inferiori. Diciamo che un PC ha una piena espandibilità sia a livello di RAM, di hard disk, anche a livello di schede video nel corso del tempo. Non hai nessun tipo di vincolo, se non di generazioni, per quanto riguarda il passaggio tra una tecnologia e l'altra. Sei libero di passare da una scheda video GeForce Nvidia ad una Quadro, ad un AMD, senza nessun problema di compatibilità e di driver. Invece in casa Mac, diciamo, sei costretto ad utilizzare i prodotti che loro ritengono opportuni per farti lavorare. Schede video, hai una piccolissima scelta di schede video che puoi preordinare già da loro, o anche per quanto riguarda gli SSD interni o i normali hard disk, sei, diciamo, vincolato alle loro scelte. Quindi è un mondo molto costrittivo per quanto riguarda l'espandibilità. Diciamo che un'ottima workstation per un editing video oscilla dai 1500 ai 2005/3. Un pari livello nel mondo Apple, parliamo di una macchina che parte dai 3000 a fino ad arrivare anche ai 6-7000 euro per avere le stesse prestazioni. Allora, per quanto riguarda i processori per l'editing video, noi consigliamo un minimo di un i7-7700K per quanto riguarda il montaggio video in Full HD. Se invece ci spostiamo nel mondo del 4K, consigliamo un 9700K minimo o un AMD serie 9, Ryzen serie 9, come nel caso di Mauro, che ha optato per un AMD Ryzen 9 3900X, un processore da 12 core a 3800 GHz che ha pagato intorno ai 450 euro. Per quanto riguarda il mondo Apple invece, le scelte sono ben poche, anche perché AMD nel mondo Apple non esiste, quindi siamo costretti a optare solamente per processori Intel, sempre gestiti da loro, quindi parliamo delle ultime serie delle fasce Intel, la serie 10 o la serie 9, che comunque sono ottimi processori e permettono di editare sia in Full HD che in 4K tranquillamente, logicamente con una spesa maggiorata rispetto a un PC, diciamo, tradizionale. Io non posso dirvi un prezzo particolare solo per un componente, perché Apple non vende semplicemente i componenti, ma preassembla la macchina e quindi c'è il prezzo totale della macchina.
Partiamo da un minimo di 1500 euro per un iMac Book Pro da 13 pollici con un i5, 8 GB di RAM e un SSD da 256 GB, fino ad arrivare sulla stessa linea intorno ai 6.000 euro come equivalenza di un AMD Ryzen, quindi un processore a più core con una frequenza molto più alta. E poi ci sono i casi particolari come i Mac Pro, che riescono ad arrivare anche a cifre intorno ai 36.000 euro per avere prestazioni di altissimo livello. Qui c'è da fare un discorso particolare: scindere il gaming dal lavoro. Le schede video per lavorare hanno delle strutture totalmente diverse da quelle per il gaming. Una quadro, come nel caso di Mauro, è strutturata per avere un numero di core, in questo caso i CUDA core, fatti prettamente per lavorare e editare in 3D. Per quanto riguarda il mondo del gaming, ci sono schede grafiche che hanno pochi CUDA core, ma hanno dei core adatti semplicemente per la grafica in 3D in tempo reale. Quindi sono due mondi totalmente diversi, con due prezzi totalmente diversi. Non possono, diciamo, essere paragonate. Per quanto riguarda la scelta di Mauro, gli è stata consigliata una P4000 al costo di più o meno circa 1000 euro, per adatta alle sue esigenze, senza andare a sforare con il budget e andare su schede che lui non avrebbe mai usato. Diciamo che molto spesso viene sottovalutata, anche se in realtà è forse l'elemento principale, sia per una questione di espandibilità nel tempo, sia per una questione di prestazioni. Montare una scheda madre economica con processori molto potenti e RAM molto potenti significherebbe castrare al massimo i componenti, diciamo, di ultima generazione. Ecco perché è consigliabile investire, diciamo, una buona parte del budget sulla scheda madre, in modo da poter avere un'espandibilità maggiore, tecnologie all'avanguardia e soprattutto nel corso del tempo poter ampliare con SSD in formato M2, aumentare la RAM, cambiare nel corso del tempo la frequenza delle memorie e cercare di salire e avere comunque una stabilità generale ottimale. Nel caso di Mauro, nella workstation di Mauro, abbiamo montato un MSI MPG X570. Questa è un'ottima scheda madre, in quanto porta un'espandibilità a tutti gli effetti, con la possibilità di montare 3 slot M2 SSD, 4 slot di RAM DDR4 fino a un massimo di 3600 MHz e da un'espandibilità fino a 128 GB. Inoltre è dotata di Wi-Fi al prezzo di circa 170 euro. Inoltre questo modello monta già di base le USB 3.2, che sono ottime per il trasferimento dati per hard disk esterni. Noi consigliamo un minimo di 32 GB in DDR4, possibilmente con una frequenza non inferiore ai 3000 MHz. La marca, noi in questo caso stiamo prediligendo le ADATA, perché ci sembra in questo momento nello specifico hanno un'affidabilità maggiore e un tempo di latenza molto basso rispetto alle concorrenti pari prezzo. Nel caso di Mauro abbiamo montato delle XPG RGB 64 GB a 3600 MHz, 4 slot da 16 GB da far funzionare in dual channel grazie alla piastra madre e da sfruttare al meglio tutto il bus del processore. Alla base di una ottima workstation o PC per fare dell'editing o anche semplicemente per giocare, ci deve essere un ottimo alimentatore, cosa da non sottovalutare per una ottima stabilità e una linearità del tempo della macchina. In questo caso abbiamo scelto un Thermaltake da 850 watt reali con stabilizzazione interna e protezione contro gli sbalzi di tensione. Questo alimentatore si vende circa 185 euro. Abbiamo optato per due tipologie di hard disk. Il primo in formato M2, adibito al sistema operativo e per il montaggio dei video. Abbiamo aggiunto un hard disk a stato meccanico per l'archiviazione dei dati.
Per un montaggio ottimale e un rendering di un filmato specialmente in 4K è preferibile usare hard disk sempre interni, mai su piattaforme USB esterne, in modo da poter sfruttare appieno tutta la potenza dei vari slot e dei vari hard disk. In alcuni casi c'è la necessità di editare e montare su disk periferiche esterne. In questo caso qui consigliamo vivamente di usare almeno una USB 3.0, altrimenti si ha il cosiddetto classico cono di bottiglia e il filmato o qualsiasi altro prodotto potrebbe risultare diciamo non ottimale usando delle tecnologie inferiori. La scelta deve ricadere prevalentemente su un mouse molto preciso, quindi prevalentemente una tecnologia laser con una sensibilità molto elevata o regolabile. Avere un mouse molto preciso permette di posizionare in maniera ottimale le clip video o di fare eventuali tagli al video stesso. Una spesa minima per un'ottima macchina per editare in Full HD ci dobbiamo aggirare intorno ai 1200-1500 euro. Una base per una 4K partiamo dai 1700 ai 2000 euro. È un'ottima macchina, o in questo caso una workstation, diciamo ci aggiriamo intorno ai 3.000 euro, come nel caso di Mauro. Specificando però che parliamo della macchina soltanto, senza contare il monitor. Un saluto a tutti gli amici di Professione Videomaker. Per qualsiasi cosa contattatemi alla mia pagina che è in descrizione. Ve l'avevo detto che era molto garbato, era anche molto esperto, molto competente. Spero che i suoi suggerimenti siano stati d'aiuto per voi. Ripeto, lascio in descrizione il link alla sua pagina, ci sono anche i link ai prodotti, diciamo, Amazon. Vi ricordo anche che su Amazon c'è il mio libro Professione Videomaker in ebook e cartaceo, un corso completo su tutti gli aspetti del videomaking, da quelli tecnici a quelli della regia, montaggio, color correction, eccetera, eccetera. 250 pagine, 280 fotografie, ma sta per uscire il videocorso Professione Videomaker per coloro che vogliono fruirne attraverso appunto delle video lezioni con tanti esempi, con tanti filmati, fotografie, animazioni e quant'altro. È un corso molto impegnativo in 18 ore. E per gli amici di YouTube, per i miei follower di YouTube che chiedono l'iscrizione al gruppo Facebook Professione Videomaker, e per gli amici che già sono oggi nel gruppo Facebook Professione Videomaker, che a brevissimo non sarà più un gruppo aperto ma un gruppo chiuso, diciamo così, ci sono dei vantaggi, dei coupon, la possibilità insomma di essere trattati da amici, perché io ho un debito di riconoscenza per voi che insomma vi iscrivete veramente sempre più numerosi al mio canale. Molti di voi entrano nel gruppo Professione Videomaker. E quindi a proposito, iscrivetevi comunque a questo canale, stay tuned, rimanete sintonizzati, perché stanno per succedere tante cose interessanti che sicuramente vi piaceranno e vi troveranno entusiasti come lo sono io. Grazie ancora e ciao!